capito, non è venuta, è una lettera che legge Sonia Alfano ed è un messaggio per voi. Carissimi tutti, vi ringrazio di cuore per l'iniziativa presa anche a sostegno della mia persona e mi amareggia non poter essere con voi. Oltre ai impedimenti che mi vedono in questo momento, in particolare in questa stessa serata, impegnati in audizioni presso autorità giudiziarie, ragioni di opportunità istituzionale mi sconsiglierebbero comunque di presenziare la serata anche solo da mera spettatrice. Pur condividendo e appoggiando le vostre iniziative per la tutela dei fondamentali diritti civili e per il principio dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, le contestazioni mosse a me dal Consiglio Superiore della Magistratura, verso il quale ho il massimo rispetto, oltre che fiducia per le determinazioni che assumerà, mi impongono in questi difficili frangenti massima riservatezza e mi impediscono qualsiasi forma di espressione e anche di partecipazione passiva a iniziative che possono vedermi in qualsiasi modo coinvolta. Sono comunque accanto a voi con il cuore. Clementina Forleo. Buonasera, dottor Magistris, sono Antonella Mascali. Non so se riesce a sentirmi? Come? Riesce a sentirmi? Sì, la sento. Buonasera. Siccome tutti l'aspettavano e lei invece è al telefono, ce lo dice perché non è qui stasera? Sì, infatti mi fa piacere che mi ha chiamato perché a me dispiace molto non essere tra voi, però sì, ha la comprensione di comprendere, diciamo, non solo il lavoro del PM che è pieno di imprevisti, ma di un momento in particolare ha reso ancora di più la programmazione degli eventi assolutamente non prevedibile. Io spero però di poter ritornare da voi e soprattutto questo ci tenevo a dirvi, contento, guardo con molta attenzione queste iniziative, non tanto. L'hanno rimproverata più volte di essersi esposto troppo, di essere andato a trasmissioni televisive, di aver dato interviste, di aver parlato troppo con i giornalisti. Forse domani la rimprovereranno anche di aver telefonato, di aver parlato con noi al telefono questa sera. No, ma io questo è un saluto, poi non penso che il fatto di poter salutare le persone che hanno organizzato una cosa non in favore di un magistrato, ma evidentemente una iniziativa che fa comprendere come non solo al sud, ma in tutto il paese si avverte la situazione difficile, quindi credo che tutto ciò che attiene alla partecipazione democratica e alla vigilanza democratica sia un segno di maturità in questo paese. La democrazia non è fatta, secondo me, solo di democrazia rappresentativa, ma anche di partecipazione di tutti. Le istituzioni sono di tutti, lo Stato è di tutti, non bisogna mai personalizzare. Quindi questo è un segnale positivo, chi ha paura di questo è un nemico della democrazia. Io spero di poter ritornare, magari superato anche questo periodo, riuscire a programmare e a mantenere l'impegno senza essere travolto dagli eventi come queste ore. Qualche maligno dice che lei vuole entrare in politica, che le hanno offerto candidature. No, io voglio fare il magistrato, basta. Anche se dovesse essere trasferito, vuole continuare? Io voglio fare il magistrato e basta. Va bene. Grazie.